Sì, ne ho fatto più di uno. Un paio di questi riguardano la combinazione di alcuni trattamenti con lo scopo di cercare di ottenere il migliore dei risultati, e naturalmente cercando di ridurre nello stesso tempo, l'intensità o l'incidenza degli effetti collaterali. Ho poi presentato un nuovo, topico in grado di colpire una patologia estremamente comune in Italia, ma spesso misconosciuta, che è la rosacea, cioè il rossore del volto. Oggi siamo in grado di dire a un paziente: in mezz'ora risolviamo questo problema, magari momentaneamente, ma possiamo offrirgli una capacità di vita di relazione sicuramente migliore rispetto a prima. E per finire, oggi presenterò una cosa molto importante. Sono molto orgoglioso di questa cosa perché sono l'unico italiano che fa parte del gruppo. Presenterò le nuove linee guida mondiali nel trattamento delle cicatrici. Sono state pubblicate le prime linee guida nel 2002. Bene, dopo 12 anni, nel 2014, si sentiva la necessità di una review di queste linee guida e quindi, insieme ad alcuni colleghi europei, ma soprattutto americani ed asiatici, abbiamo fatto un enorme lavoro di review di tutta la letteratura mondiale e abbiamo quindi pubblicato finalmente nell'agosto di quest'anno le nuove linee guida mondiali. Sono cose estremamente importanti perché tutti noi, tutti i medici in studio, vedono un paziente con una cicatrice, almeno un paziente al giorno. E quindi sapere esattamente come comportarsi, che cosa fare e che cosa un panel di esperti suggerisce di fare è sicuramente una cosa importante.